con orgoglio diciamo che è uno straordinario passo in avanti per un investimento importantissimo per il territorio, importantissimo per l'impatto, per l'occupazione, per l'economia, per la visibilità che ha a livello internazionale la pista di Nardò, sia per la Porsche ma anche per tutte le grandi imprese del settore industriale e automotive che vengono da noi a testare le loro auto. Ma è un'opportunità anche di crescita turistica rispetto a tantissime persone che vengono nel nostro territorio a lavorare e che quindi usufruiscono dei nostri servizi anche in periodi destagionalizzati. E poi un'opportunità di valorizzazione ambientale e credo che questo sia il tema su cui maggiormente negli ultimi giorni ci si è soffermati, però vorrei fare una puntualizzazione che è quella relativa al tema degli espropri. Tutti i terreni espropriati non avranno nessun utilizzo industriale, ma saranno parte delle compensazioni ambientali di ricostruzione della macchia mediterranea. Alcuni terreni sono inutilizzati e che invece verranno riforestati. Quindi è un'opportunità per rendere ancora più green questo investimento, più sostenibile. Nei prossimi giorni incontreremo per eventuali problematiche da risolvere con la disponibilità data dal Presidente Emiliano per risolvere tutti gli eventuali problemi sollevati da alcuni dei terreni che verranno espropriati per l'utilizzo pubblico, ma voglio rassicurare che l'impatto industriale nel territorio non ci sarà assolutamente, ma sarà assolutamente positivo. E chiudo che l'importante realizzazione del soccorso sarà un'opportunità per l'area di Porto Cesareo, per tutta l'area costiera, per il territorio, per avere un punto di riferimento per un soccorso veloce, più infrastrutturato e soprattutto sono convinto che aiuterà a salvare qualche vita.